Amici telespettatori della Nuova TV, bentrovati nei nostri studi per un nuovo appuntamento con Lucania. Oggi il nostro rotocalco di approfondimento sulle tematiche che riguardano da vicino la nostra regione. E in questa puntata Lucania oggi si occuperà di una malattia sempre più diffusa in Italia e forse ancora un po' nell'ombra invece nella nostra regione, ovvero la celiachia. E lo faremo con i nostri quattro ospiti di oggi che vado subito a presentarvi. Qui alla mia destra c'è Francesco Cioffredi, in qualità di presidente dell'Associazione Italiana Celiaci. A Salve. suo fianco continuiamo con Walter Scavone, che è celiaco praticamente sin da bambino. Buonasera. E ci trasferiamo al secondo anello da Maria Coppola, diventata invece celiaca in età adulta. Buonasera. E ancora con Teresa Durante, che invece è madre di una ragazza celiaca, quindi ci spiegherà anche come viene affrontata questa malattia dal punto di vista familiare. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo però subito dal presidente, perché vogliamo innanzitutto scattare quella che è la fotografia della situazione lucana. Le chiedo innanzitutto, presidente, di spiegarci che cos'è la celiachia in parole povere e come mai si sta così diffondendo negli ultimi anni nel nostro paese. Allora, intanto, buonasera, ringrazio la Nuova per questa possibilità di parlare di celiachia. La celiachia è una patologia molto molto diffusa, è un'intolleranza permanente al glutine che interessa l'1% della popolazione mondiale. In pratica, i soggetti che sono intolleranti, sono geneticamente predisposti a questa intolleranza, devono escludere per tutta la vita il glutine. È l'unica possibilità di cura, non esistono altre medicine. Chiaramente questo comporta una serie di problematiche, comporta una corretta, una giusta alimentazione, una giusta educazione alimentare, perché il glutine si trova un po' dappertutto, non soltanto nel frumento, nella segale, nell'orzo, ma si trova in tantissimi altri componenti, perché viene usato come additivo per poter far rendere i prodotti molto, molto più friabili. Quindi questo significa una giusta e corretta conoscenza, perché la mancata aderenza alla dieta può comportare l'insorgere di serie patologie. Quindi occorre fare molta attenzione, senza terrorismo, senza esagerare, però bisogna fare attenzione per escludere il glutine in modo permanente per tutta la vita. Quindi occorre fare attenzione e occorre una giusta educazione. E infatti abbiamo invitato anche per questo, perché così insieme ai nostri ospiti di oggi potremo anche dare degli utili consigli a chi ci guarda. Ma tornando, diciamo, appunto della diffusione, che ormai è sempre più capillare, di questa malattia, ma volendo provare a tracciare una mappatura epidemiologica in Italia e soprattutto in Basilicata, quali sono i numeri aggiornati? Allora, i numeri in Basilicata, in base all'ultima relazione al Parlamento, in Basilicata abbiamo la presenza di 293 maschi e 719 donne. Praticamente abbiamo 1012 celiaci diagnosticati al 31-12-2015, dati inviati dalla Regione al Parlamento nazionale. L'incidenza della celiachia in Basilicata risulta dello 0,18% e la percentuale più alta è in Toscana. Se consideriamo che la media di incidenza per la popolazione è dell'1% a livello nazionale, abbiamo una realtà. In Italia abbiamo 182.000 celiaci diagnosticati sempre al 31-12-2015, di cui 129.000 225 popolazione femminile e 53.663 popolazione maschile. Quindi possiamo dire Il che per dato tre della quarti colpisce più Sì, le più le donne, è donne, un dato. esattamente. La stessa situazione in Basilicata. E se noi pensiamo che cioè la celiachia è considerata un camaleonte, nel senso che sono tantissime le manifestazioni della celiachia, se pensiamo che in Basilicata soltanto incide per lo 0,18 sulla nostra popolazione e pensiamo che i numeri siano simili a quelli a livello nazionale, pensiamo che mentre in Italia si stimano 600.000 celiaci, quindi celiaci di cui 400.000 sfuggono alla diagnosi, in Basilicata abbiamo
forse 5.000 celiaci che sfuggono alla diagnosi, con gravi conseguenze per diagnosi ritardate e per una qualità della vita negativa. Esatto, e a proposito di questo andrei su da Maria, il microfono c'è già. Maria, a proposito di questo, lei ha scoperto in età adulta di essere celiaca, ma appunto quanti non sanno di esserlo? Celiaci, e come poi ci si arriva? Sì, io sono arrivata alla diagnosi 10 anni fa, all'età di 28 anni, dopo una storia, diciamo, di un'anemia da carenza di ferro durata forse una decina d'anni, intorno al 92-93. E sono arrivata alla diagnosi, diciamo, poi attraverso l'attenzione del medico di famiglia, con una serie praticamente di indagini, tra cui anche poi il dosaggio degli anticorpi della celiachia, e da lì poi effettivamente ho avuto la conferma che c'era la malattia celiaca, non avendo però i sintomi proprio tipici, quelli della malattia. Che dire, diciamo che tutto sommato, avendo avuto comunque una diagnosi in età adulta, l'ho affrontata magari con una maturità tale, cioè il disagio non è stato tanto in ambito casalingo quanto il fatto di ritrovarmi a consumare dei pasti fuori in strutture locali che effettivamente magari non erano a conoscenza della problematica. E in questo senso come è cambiata la sua vita, come ha affrontato questi piccoli disagi, tra virgolette? Diciamo i piccoli disagi, soprattutto scegliendo quegli alimenti che naturalmente non contengono glutine, quindi nel caso in cui, cioè se mi dovessi trovare fuori casa, evito comunque di consumare il primo piatto, perché poi c'è da dire che l'alternativa alla pasta senza glutine potrebbe essere il riso, che è naturalmente privo di glutine, però il rischio maggiore è proprio legato alla contaminazione, cioè io posso andare a cucinare un alimento che non contiene glutine ma contaminarlo durante la preparazione, per cui magari quando mi trovo fuori opto su delle preparazioni semplici, linea di massimo un secondo con un contorno e niente, diciamo questo è il disagio proprio maggiore. Ecco, diciamo quindi c'è un piccolo vademecum che usi anche a vantaggio dei nostri telespettatori, specie in queste situazioni, diciamo, esterne, quando sei fuori casa, come bisogna comportarsi? Sicuramente il fatto di informare comunque il personale nel momento in cui, prima di ordinare qualsiasi piatto, accertarsi effettivamente della preparazione e comunque informare su quella che è la problematica della celiachia. Cioè, faccio un esempio, posso ordinare della scamorza, ipotizzando una scamorza ai ferri, ma se su quella piastra vanno a fare delle bruschette, è naturale che quella scamorza è una scamorza contaminata, quindi sicuramente il fatto di informare sempre il personale della propria condizione. Però su questo diciamo che negli ultimi 10 anni, ecco, se vogliamo, si è fatto qualche passo in avanti. Sì, dei progressi sicuramente ci sono stati. Nulla toglie che comunque ancora c'è tanto da fare. Invece vorrei sentire adesso Walter Scavone, perché a differenza di Maria, Walter ha scoperto praticamente quasi dalla nascita, comunque nei primi anni di vita, di essere intollerante al glutine. Questo che cosa ha significato per te, ma anche per i tuoi genitori, la tua famiglia? Allora, buonasera a tutti. Sì, io ho scoperto di essere celiaco all'età di 2 anni, quindi praticamente non un neonato, ma quasi, diciamo. L'ho scoperto a Roma perché all'epoca, purtroppo, in Basilicata non c'era ancora questa conoscenza che attualmente esiste, le strutture non erano adeguate, e quindi il pediatra mi consigliò di andare a Roma, precisamente all'Umberto I. A primo acchito i miei genitori rimasero molto spiazzati, ecco, perché all'epoca si chiamava morbo celiaco. Quindi, parliamo più o meno di che anni? 1994. Quindi oltre 20 anni fa. Ho 25 anni, 2 anni fa, quando avevo 2 anni, quindi 1994. Ripeto, a primo acchito i miei genitori rimasero molto spiazzati, perché giustamente non erano a conoscenza di questa problematica. Però ha anche un vantaggio, perché rispetto all'età adulta, come per esempio appunto Maria, non bisogna modificare, perché si parte con la dieta prevalentemente e completamente appunto senza glutine, riallacciandomi al discorso del presidente che non esiste alcuna medicina, quindi non, sostanzialmente bisogna mangiare senza glutine. E quindi quando si comincia dall'età proprio infantile, inizi un percorso e quindi non devi modificare questa tua alimentazione. Chiaramente gli svantaggi sono tanti, soprattutto nel momento in cui
Esci con gli amici, ci sono gite, inviti a compleanni, quindi ci sono diversi problemi. Nel senso che è Perché limitante in questo. sì, sotto molti aspetti è limitante perché comunque o condiziona gli amici o sei condizionato, quindi ti privi di andare in determinate parti, soprattutto in strutture. Chiaramente, che non possono essere all'altezza o non conoscono la problematica fino a fondo e quindi lavorano superficialmente proprio per la questione di contaminazione. Però diciamo che forse negli ultimi anni è un po' più percepita la problematica, quindi c'è Sì, anche maggiore sensibilità. questo sì è vero, la problematica viene affrontata più attentamente, però dipende anche da chi hai di fronte, perché se una persona è attenta e quindi prende la cosa con interesse e va bene, però mi è capitato purtroppo di trovarmi in situazioni che la cosa viene sottovalutata e quindi di conseguenza io, come tanta altra gente, potrebbe star Ecco, male. quali sono le conseguenze pratiche? Diciamo anche quelle, Allora, in caso di imperizie o di cosa può succedervi? I sintomi possono essere molteplici, da un semplice mal di pancia, problemi gastrointestinali, appunto, vomito, anemia, appunto, carenza di ferro, quindi ci sono diverse problematiche. Poi è chiaro chi è più sensibile, chi è meno sensibile, però chiaramente assimilare glutine per noi celiaci non è positivo. Perché comunque l'organismo, soprattutto l'intestino, ne risente. È chiaro. E adesso torniamo su, andiamo dalla signora Teresa Durante anche per sentire il punto di vista di una mamma, perché ci racconta in breve la sua storia e la sua conoscenza, diciamo, della celiachia. Mia figlia è stata diagnosticata quando aveva circa 3 anni. Naturalmente per una qualunque madre, qualunque diagnosi all'inizio ti spaventa. Sia perché ti ritrovi con una bambina che all'improvviso ti viene definita in un certo senso malata, di una malattia con cui deve condividere tutta la sua vita. Per cui non si tratta di una malattia acuta, ma sai che è una malattia che porterà con sé per sempre. Il primo impatto è stato sicuramente un po', come dire, un po' Quanto ci si mette per imprevisto. accettarlo? Sia Io per la non ho mamma che avuto per la. grande difficoltà nell'accettazione della malattia, ma era proprio il fatto di non conoscere, quindi una mancanza di informazione, di chiedere, a chi magari aveva già passato questa condizione. Come si fa? E devo dire che per quanto riguarda le strutture sanitarie, mia figlia è stata diagnosticata al San Carlo e siamo stati fortunati che abbiamo avuto una diagnosi in tempi abbastanza brevi. Dopodiché la dottoressa ci ha dato tutte le informazioni per quanto riguardava la malattia e come comportarci e devo dire che un grande apporto l'abbiamo avuto dall'associazione. Perché ritengo che di fronte a qualcosa che noi non conosciamo, sicuramente il sostegno delle famiglie, di chi già conosce il problema, già si è trovato a fronteggiarlo da tutti i punti di vista. Perché sicuramente la celiachia è una malattia con cui si può convivere abbastanza bene da un punto di vista sanitario, se uno fa i controlli, fa i follow-up, ma sicuramente bisogna affrontare quello che è un po' l'aspetto emotivo, l'aspetto sociale. Perché in ogni caso mia figlia era appena arrivata all'asilo, per cui ha dovuto cominciare a rinunciare a mangiare alcune cose che gli altri bambini mangiavano. Quindi la prima gestione è stata proprio come comportarsi quando lei non era a casa con noi. E devo dire che noi abbiamo cercato in tutti i modi di non togliergli l'aspetto sociale, perché poi la vera invalidità da certi punti di vista è proprio quello che un bambino potrebbe crescere lontano dai coetanei, non fare determinate esperienze. Ciò non toglie che naturalmente adesso mia figlia è un'adolescente, quindi naturalmente il suo controllo del cibo lo fa in maniera abbastanza autonoma.
E in questo momento lei lo vive abbastanza serenamente, almeno per quello che è di mia conoscenza, perché in realtà non ha paura di dire che è celiaca, per cui ovunque si trova, piuttosto che pretendere di avere necessariamente un cibo senza glutine, nel senso tutto un pasto senza glutine, lei si regola che mangia quello che può. E soprattutto cerca di informare le strutture in cui si trova a dover mangiare. E dunque questo, amici telespettatori, è un po' il quadro, la fotografia anche dal punto di vista sociale ed emotivo. Ma anche con la signora si parlava di diagnosi e qui veniamo un po' alle dolenti note. Per quanto riguarda la Basilicata, ecco, la nostra regione, l'ente regione, come si è posto a riguardo? Presidente. Allora, il problema delle diagnosi è un problema che riguarda a livello nazionale, cioè l'associazione fa una battaglia a livello nazionale per avere certezza di diagnosi e per avere dei controlli adeguati affinché la celiachia non venga sottovalutata. In Basilicata l'associazione ha trovato grande ascolto presso l'assessorato alla sanità, la giunta regionale di Basilicata, per avviare un percorso virtuoso che ci è stato invidiato a livello nazionale. La Regione Basilicata ha recepito un accordo per la diagnosi, per il follow-up che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel 2015. Nello scorso anno ha deliberato un percorso diagnostico-terapeutico e ha individuato due ospedali di riferimento, nell'ospedale, fra i quali l'ospedale San Carlo di Potenza, proprio per quello che si diceva prima, cioè nel senso l'altro che noi, invece è il Madonna delle Grazie. Madonna delle Grazie, noi abbiamo bisogno di diagnosi certe per evitare che ci siano diagnosi sbagliate, nel senso che noi abbiamo molti che, non seguendo un percorso corretto, o hanno diagnosi sbagliate oppure hanno diagnosi ritardate, ed avere una diagnosi ritardata in età adulta comporta seri problemi anche per quanto riguarda l'insorgere di gravi patologie. E in una regione come la Basilicata, che ha come fiore all'occhiello alla prevenzione, crediamo che questo sia una problematica da non sottovalutare. Quindi noi chiediamo, la Regione Basilicata aveva individuato questo centro di riferimento nell'azienda sanitaria San Carlo di Potenza, dove vi fosse un riferimento certo sia per i medici di medicina generale, perché sono le antenne sul territorio, sono i primi a dover avere dei sospetti, sia per quanto riguarda i pediatri di libera scelta. E questa richiesta con forza veniva anche dal presidente dei pediatri di libera scelta, proprio per avere un riferimento certo e per far sì che dopo la diagnosi vi fossero dei controlli adeguati, dei controlli dove il celiaco non veniva abbandonato. Cioè dire devi fare la dieta senza glutine vuol dire tutto e vuol dire niente, perché sappiamo che dire fare soltanto la dieta senza glutine, magari usando eccessivamente dei prodotti dietetici che sono molto molto calorici, quindi magari non utilizzare dei prodotti naturalmente senza glutine, può comportare l'insorgere di gravi patologie tipo il diabete. Quindi vanno seguiti anche dall'aspetto per evitare che insorgano altre patologie, da un punto di vista dietetico, da un punto di vista da non sottovalutare, psicologico. Cioè non tutti accettano la dieta con non sa, chalance, con tranquillità, magari rivolgendosi all'associazione dove, come ha detto l'amica Teresa, siamo di supporto, ma a volte non si accetta, perché sappiamo la celiachia è terribile nelle varie fasi della vita, dove magari non l'accettano i genitori, non l'accettano i ragazzi, pensiamo a un ragazzo adolescente, pensiamo a un ragazzo adulto, dove vi sono la celiachia purtroppo non si manifesta in modo A più B fa C, cioè molte volte non è semplice diagnosticare, perché a volte abbiamo una celiachia che è silente, che si trova non coi sintomi che diceva Walter, ma si trova nei familiari, perché incide nel 10% nei familiari, quindi la necessità di fare uno screening sui familiari, i quali molti hanno la celiachia però non hanno alcun sintomo, ma hanno le stesse conseguenze con avendo sintomi. Abbiamo una celiachia potenziale, dove magari abbiamo
gli esami sierologici che sono positivi e la biopsia negativa, o appena appena i villi sono, hanno dei problemi, e quindi questi vanno tenuti sotto controllo. Quindi avere un riferimento certo, fra i tanti bravi medici che vi sono a San Carlo, ve ne sono tantissimi e fanno delle diagnosi, e quindi, perfette. Rispetto alla delibera del 31 maggio 2016, perfetto, che cosa si è creato, un po' un cortocircuito, in che fase siamo? C'è un po' di confusione sui ruoli? Nella fase che siamo, noi abbiamo fatto degli incontri da anni, recentemente, anche per sollecitare questo problema. Abbiamo inviato una serie di comunicazioni, abbiamo sollecitato più volte affinché si affrontasse con serietà, facendo rete fra gli altri ospedali della regione, con la stessa ASL, dove funziona un ambulatorio, anche dove c'è un controllo per gli adulti per la celiachia, affinché questo problema non si sottovaluti, ma non si sottovaluti nell'interesse di tutti, nell'interesse del celiaco, nell'interesse di chi celiaco è e non sa di essere, nell'interesse dei familiari, nell'interesse della spesa sanitaria, perché fare una diagnosi ritardata, far sì che insorgano altre patologie, comporta ulteriore spesa sanitaria, significa poi la qualità della vita che non è fra le migliori. Noi abbiamo situazioni, cioè ogni giorno abbiamo contatti con gente che ci dice le cose più assurde, cioè, nel senso, noi non possiamo assolutamente consentire che ci sia gente che si vada a fare i controlli, a fare gli esami sierologici, a tenere sotto controllo, fuori dalla regione. Cioè, per noi, quindi anche cosa, in questo settore c'è emigrazione sanitaria. Esatto, e questa è la cosa che più ci fa male, perché se non si hanno risposte certe, la gente va fuori. Io, il tempo non è tiranno, però se dovessimo dire alcune storie, fra quelle che mi viene sempre in mente quando facciamo i nostri incontri, una ragazza, cioè come vengono fatte le diagnosi? A volte le diagnosi le facciamo così, perché lo fa il familiare, lo fa l'amico che ha avuto, bisogna fare attenzione, perché noi vediamo celiachia dappertutto, quindi bisogna fare attenzione. Però abbiamo un caso estremo che io vorrei dire. Sì. Fra i tanti problemi della celiachia c'è la cefalea ricorrente. Benissimo, noi facciamo un incontro, i soliti incontri annuali che facciamo, dove noi invitiamo anche le altre associazioni di volontariato, perché crediamo che sia fondamentale fare rete con le istituzioni e con le altre associazioni. A questo incontro partecipa una nostra amica volontaria dell'AVO, dei volontari ospedalieri. Un'amica di questa nostra amica, c'è una ragazza che ha una cefalea terribile, ricorrente, si gira agli ospedali di tutta Italia, alla fine immobile nel letto perché si curava col tavolo. Sa, questa cosa, cioè poi ti fa male quando ascolti queste storie qua. Questa nostra amica gli dice: vabbè, hai fatto tantissimi esami, ma non in Basilicata, dappertutto, sia chiaro, cioè noi parliamo di difficoltà a livello generale, che questa delibera per quanto riguarda la Basilicata può risolvere. Benissimo, si fa l'esame, gli esami sierologici per la celiachia, i medici primari eccetera non volevano farci, dice: vabbè, facciamo anche quest'altro esame. Questa ragazza è celiaca. Dove li fa gli esami? Gli esami sierologici non so dove li ha fatti, no, però no. Credo che li abbia fatti a Potenza. Okay. Però questa ha girato gli ospedali di tutta Italia, si stava a letto col tavolo, i danni li aveva avuti, ma si sta riprendendo. Per dire un esempio di come si può sottovalutare, ad esempio la mancanza di ferro che diceva la nostra amica Maria, è una delle situazioni più tranquille, oppure per quanto riguarda soprattutto le donne che hanno problemi a livello di aborti ricorrenti, di infertilità, per quanto riguarda i problemi della tiroide, è normale perché colpisce soprattutto le donne. Allora fare anche uno screen, cioè il compito del centro di riferimento è quello anche di monitorare sul territorio, di essere da riferimento per il medico di medicina generale, per il pediatra, affinché vi siano diagnosi certe, non vi siano diagnosi sbagliate, perché fare una diagnosi di celiachia, dire a una persona per tutta la vita ti devi privare di questi cibi, perché noi siamo innamorati della dieta mediterranea, purtroppo lo dicevano bene Walter, cioè che significa celiachia? Significa che diventa una compagna di vita, tu devi, non puoi andare in tutti i ristoranti, devi sapere in quale ristorante andare, no? Delle cose normali, andare nel bar e fare colazione, prendersi il cornetto, non è normale per tutti. Quindi noi questa battaglia qua, questa celiachia che diventa compagna di vita, la dobbiamo saper gestire, la gestiamo con una corretta informazione. In Basilicata vi sono delle eccellenze, perché bisogna dire che siamo in avanti. C'è la cosa che noi poi fa rabbia, come noi siamo una piccola associazione, cerchiamo di fare il nostro meglio, quindi crediamo che... A proposito di questo, sì, di questi virtuosismi, diciamo, della regione Basilicata, no? C'era un discorso che è stato intrapreso, che è quello, sì, della CARD per i celiaci, però a che punto siamo? Allora, uno dei, un, è la,
la card per i cerici rappresenta una conquista, una grande conquista di civiltà, è un fiore all'occhiello per la regione Basilicata, per la giunta regionale di Basilicata, per l'assessore alla sanità, per la nostra associazione. Da dire brevissimamente, al celiaco spetta un contributo che va dai 40 euro ai 140 euro per l'acquisto di questi prodotti che hanno dei prezzi eccessivi. Cioè parliamo ad esempio, giusto per esempio, un chilo di pane arriva a costare sui 15 euro, un chilo di farina sugli 8-9 euro, un chilo di biscotto arriviamo a 40 euro, 40-50 euro. Quindi il decreto veronese, lo Stato viene incontro al celiaco dicendo: siccome tu non vuoi, devi mangiare questi prodotti sostitutivi di pane, farina e pasta, il 35% c'è questa forma di contributo. Per evitare che i celiaci continuino, e quindi la Regione Basilicata già dal 2003 ha aperto la possibilità di fornirsi di questi prodotti anche nei negozi specializzati, che non sia soltanto il circuito farmaceutico. Infatti anche nei supermercati ormai. Anche nei supermercati, però nel supermercato attualmente non si può utilizzare la possibilità di utilizzare questa carta. La Regione Basilicata ha fatto questa card, una card prepagata per i celiaci, per dematerializzare il buono. Quindi praticamente con questa card il buono mensile che ti spetta, tu vai a prendere questi prodotti. Questa delibera originale, ottima, che ci viene richiesta e invidiata a livello nazionale, le ASL devono applicarla. Noi diciamo che i tempi tecnici, capiamo benissimo i tempi tecnici, doveva andare in vigore a ottobre. Quindi ragazzi, voi fisicamente non avete ancora questa card? Perché le ASL ancora non hanno superato una serie di inghippi, ma mi lasci soltanto dire una cosa, che in Basilicata, in tutti i termini, ma in Basilicata specialmente, ogni riforma, non la rivoluzione, ma ogni riforma ha delle forze che si oppongono, e con forza si oppongono a questo grande passo di civiltà, si oppongono chi ha grossi interessi, e parlo di Federfarma, hanno fatto dicendo delle cose che non sono, secondo noi non sono giuste, non sono corrette, perché la carta dà la possibilità, si immagini soltanto, vi faccio soltanto un esempio, di un ragazzo che studia fuori, di persone che si muovono per motivi di viaggio, per lavoro, sono costrette a portarsi questo fardello da casa, perché i prodotti costano eccessivamente. Quindi è un fatto di civiltà. Invece la carta è utilizzabile. La carta uno va a fare spese dove vuole. Quindi abbiamo delle persone, delle organizzazioni virtuose, abbiamo di supermercati, negozi specializzati, ma gli stessi farmacisti virtuosi vi sono anche nella nostra realtà. Quindi è il mercato che decide, nel senso che vi è una libertà di scelta, vi è una libertà di movimento, e il ragazzo, la persona cerica non si sente assolutamente condizionato. Walter, su questo insomma è una cosa importante, no? Beh sì, mi riallaccio al discorso del Presidente, proprio perché comunque, soprattutto oggi che purtroppo molta gente va via dalla nostra regione o per motivi di studio o per motivi di lavoro e si sposta in queste grandi città, proprio appunto non si porta il fardello da casa, ma una semplice card da poter utilizzare appunto nei supermercati in maniera comoda e fare la spesa in maniera normale come tutte le persone di questo mondo. E poi appunto il fatto che è anche a livello psicologico più facile, perché comunque caricarsi su un treno, su un aereo, materiale che poi non è un semplice pacco, ma buste piene, è più scomodo. Prima di chiudere, abbiamo pochissimi minuti ancora a nostra disposizione, prima di chiudere con le attività dell'associazione, farei un passaggio su con le nostre ospiti per dare qualche consiglio da mamma e da donna adulta per chi ci guarda a casa e per chi si approccia adesso con questa malattia, l'ha appena scoperta oppure è ancora nel dubbio. Io da mamma vorrei dare un consiglio a tutte le famiglie che in qualunque momento della loro vita possono doversi trovare ad avere qualcuno in famiglia e soprattutto un bambino che da un momento all'altro viene diagnosticato celiaco. Allora, questa non è una parola che ci deve spaventare. Penso che quando
La notizia di una patologia cronica ci deve dare la forza di chiedere aiuto all'inizio, soprattutto alle famiglie che già vivono questa condizione. Quindi penso che l'associazione, tramite l'associazione, che è sicuramente il riferimento principale, è possibile contattare altre famiglie, perché no? Organizzare degli incontri in cui uno può parlare del suo problema e anche come lo vive, perché come diceva il Presidente, ognuno lo vive a modo suo, ma sicuramente dal confronto con gli altri è possibile ricavarne, ma dalle cose più piccole, dalla semplice ricetta di come si fa una torta per il compleanno, al fatto che il bambino magari ha delle difficoltà di inserimento a scuola, o ancora al fatto che magari il figlio adolescente a un certo punto non vuole più seguire la dieta. Quindi il confronto è sicuramente un modo per sentirsi meno soli, meno spaventati rispetto a questa condizione. Invece a fianco, Maria, da donna, da moglie, da mamma, cosa cambia anche per le abitudini alimentari del resto della famiglia? Beh, un pochino il fatto di essere io celiaca e avendo comunque una bimba piccola, specie magari quando non c'è mio marito, un po' mi condiziona nelle preparazioni dei pasti. È naturale che cerco di adeguare un po' l'alimentazione, come accennavo magari prima, un naturalmente senza glutine che va bene per me e per mia figlia. Un po' di limitazioni ci sono. Non è celiaca. La bimba non è celiaca, per cui magari quando c'è anche il papà è un po' diversa la gestione. Il papà e mia figlia, cioè mio marito e la bimba, mangiano con il glutine, io praticamente poi mi preparo il senza glutine. Nulla toglie però, come dicevo prima, che spesso optiamo proprio per il naturalmente senza glutine. Quindi magari la preparazione, non lo so, del riso, le patate, cioè valide alternative che vadano bene per tutti. Benissimo. Ecco. Presidente, chiudiamo con diciamo, il supporto che date come associazione, anche con i riferimenti dell'associazione per chi diciamo, non vi conosce, per chi ci guarda e vuole un supporto concreto. Allora, noi abbiamo la nostra sede è nel palazzetto, cosiddetto palazzetto della solidarietà in Largo Donuva. Abbiamo una nostra pagina Facebook, abbiamo i nostri recapiti che praticamente sono dappertutto. E quindi si possono rivolgere tranquillamente, perché siamo un gruppo di famiglie, di celiaci che cercano di dare questi aiuti. Abbiamo il nostro state portando avanti anche delle iniziative, come sì, diceva la signora, informative. Portiamo avanti delle iniziative sempre in collaborazione stretta con le istituzioni. Ad esempio, nelle scuole abbiamo un ottimo inserimento dei bambini celiaci, grazie al lavoro che è egregio, che fanno i SIAN di Potenza, che poi parte da lì, esatto, di Potenza e di Matera. Abbiamo una buona iniziativa, parlavo delle virtuosità, abbiamo stata una delle prime regioni alla Basilicata a fare un protocollo con l'associazione Cuochi, un protocollo che è stato ripreso a livello nazionale. Lavoriamo in rete con le altre associazioni, perché crediamo che sia fondamentale. Abbiamo dei rapporti di collaborazione assieme con l'Avis Basilicata, dove noi abbiamo promosso un progetto oltre 10 anni fa, chiaramente non è stato realizzato, ma è stato realizzato a Bergamo. Queste sono le cose che poi ti danno fastidio, no? Di fare uno screening sui donatori, perché crediamo che una popolazione come l'Avis è un ottimo serbatoio per verificare delle situazioni. E quindi c'è una serie di idee, di iniziative che stiamo facendo, ma soprattutto vogliamo cambiare a livello culturale, perché pensiamo che la vera battaglia è a livello culturale. Quando più la società sarà informata, quando più tutti non avranno paura della celiachia, oppure non si avrà il timore di dire sono celiaco, la qualità della vita migliore. Se tu vai in un ristorante e trovi il cameriere, trovi il ristoratore che è preparato, fra l'altro dico per inciso diventa anche un business, perché siccome il celiaco a farsi la pizza non va da solo, ma magari ci va con gli amici, va con altre 10 persone, i ristoratori più accorti, quelli che sanno fare ristorazioni in modo serio, fanno la differenza e fanno anche business. C'è da dire anche a livello di agricoltura, abbiamo qualità anche in Basilicata. Per quanto riguarda l'agricoltura, ad esempio la Basilicata è stata una delle prime regioni alcuni anni fa a fare un progetto sperimentale sull'avena a basso contenuto di glutine, l'avena francese che può essere utile ai celiaci. Adesso vi sono delle sperimentazioni di un altro cereale, del TEF, cioè è una Basilicata attiva che si muove, e noi vogliamo parlare di questa Basilicata che si sa rapportare con le istituzioni, dove il volontariato non viene visto come magari qualcuno che rompe le scatole, oppure magari deve, cioè, ma viene visto, scusate il termine, ma viene visto in un modo positivo, dove questa regione può cambiare
e si può vivere. Poi la cosa più che ti fa piacere, e chiudo, trovare dei lucani celiaci, trovare il presidente dell'Associazione Italiana Celiachia di Toscana, che è un lucano di Chiaromonte, trovare la vicepresidente dell'Emilia Romagna, celiaca, presidente fino a alcuni anni fa, che è di Teana, quindi... Cioè, noi l'emigrazione esportiamo anche in celiaci che poi diventano dirigenti. E poi un'ultima cosa, in Italia vi sono dei problemi, però rispetto ad altre nazioni siamo all'avanguardia. Le faccio solo un esempio che può essere simpatico. Sì, mia figlia sta in Francia, e chiudiamo, entra in un ristorante e dice, se entri qua in un ristorante senza gluten, ti dicono chiaramente riesci a mangiare. Mia figlia va in questo ristorante a Marsiglia, dice sans gluten, spavendo, no, sans gluten, gendarmerie, cioè a Lim stavano chiamando la gendarmerie perché aveva detto sans gluten, cioè, ma questo può essere un esempio simpatico, chiaramente si è fatta una bella risata, però ti fa capire che in Italia, nonostante i problemi di diagnosi, tutti i problemi che ancora devono essere risolti, e c'è anche la questione del sacerdote, diciamo, esatto. E poi siccome noi crediamo alla provvidenza, buoni cattolici, avevamo il problema dell'ostia senza gluten, cioè l'ostia comunque può sembrare una fesseria, per esempio mia figlia è stata diagnosticata qualche giorno prima della prima comunione, è un problema perché chi è eccessivamente intollerante non può fare neanche la comunione, quindi si faceva col vino. La provvidenza ci viene incontro, un prete celiaco, era celiaco, dice ma adesso come faccio? Avevamo allora ministro della congregazione della fede, il Papa Emerito Ratzinger, siamo riusciti ad ottenere un'ostia a bassissimo contenuto di glutine, quindi è un fatto di civiltà anche queste cose qua. Quando vai ad esempio all'insediamento del nuovo vescovo di Tricarico e ti dicono devono fare la comunione perché ci sono mille persone, e ti dicono che i celiaci possono andare dal reverendo Don Antonio, è una cosa che ti fa enormemente piacere. Okay. Prima ti dovevi privare anche di fare la comunione, sono delle piccole conquiste che chi sulla propria pelle non la vive, sia come genitore sia come pazienti, ti assicuro che forse non può capire. Noi forse siamo eccessivamente pure entusiasti di queste piccole cose perché, e crediamo che la società piano piano può cambiare con l'aiuto di tutti, anche con l'aiuto di una buona e corretta informazione come stasera lei ha fatto. E speriamo appunto, ringraziamo voi e speriamo insomma di avervi un po' chiarito le idee. A me non resta che ringraziare appunto gli ospiti, il presidente dell'AIC Francesco Cioffredi, a suo fianco Walter Scavone e ancora sopra la signora Teresa Durante e Maria Coppola. E ringrazio anche tutti voi amici telespettatori per essere stati in nostra compagnia. Vi lascio alla programmazione della rete.